Oh, bella roba, buonasera ragazzi, buonasera, buonasera. Perché io non sento niente? Siete tutti mutati? Cosa sta No, succedendo? siamo in silenzio, stai No, no, tranquillo. funziona, funziona. Stavamo facendo salire l'hype, zio Kang, Ah, l'hype. scusa, scusa, sai che io di queste robe non me ne intendo un cazzo, sono qua stamattina alle 8, ormai non ci capisco più niente, quindi state sereni. Allora, ragazzuoli, come va? Come va? Come va questo Force at Home? Come va? Come procede? Abbiamo fatto Guarda. droni, adesso un Vai. panel impegnativo, emozionante, però rieccoci. Tanta roba. Vedo di nuovo in grande ritorno Roby Rani, CF, Pronto a ricevere, Alessandra, mano? Lafra. Io non sento CF. CF, parla un attimo. Prova. No. Ma CF, Vabbè, sei stato al parrucchiere? Che cos'è? No, Sei no, sono in stato in cantiere tutto il giorno, che è diverso. Lui si pettina con la calcina, hai presente? Con... Sì, Va esatto. Eccezionale. bene, invece di dire delle stronzate, abbiamo tanti ospiti in questo panel, no? Voci della Galassia parte 2, però io non voglio fare mano il professione mitomane, quindi qualcuno li annuncia al posto mio gentilmente. Posso andare io? Devi, Vai. 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 Andiamo in ordine d'età, purtroppo. Salutiamo Carlo Coso, attore, doppiatore, direttore del doppiaggio di tutti i blockbuster degli ultimi anni a questa parte, che non prende troppo seriamente questa live, a quanto pare, e gli diamo il benvenuto. In realtà non è Carlo Cosolo, ma è Pedro Pascal. Voi non lo Sì, vedete dietro la esatto. mascherina e gli occhiali, ma è Pedro Pascal. Madonna, è bellissimo. In un tono, sembra Carlo. Grande! Sono Son Lillo! Son Lillo! lì. Grande Carlo, Grande benvenuto! Carlo. Buonasera. Poi Ciao. largo alle signore, direi Vai. introduciamo Benedetta degli Innocenti, doppiatrice Ciao Benedetta! Diana. Ciao, ciao Buonasera. miei Ciao, amici, Madonna, Manuel, guarda Roby, lì, Francesca, Carlo Madonna. Federico, Alessandra, diventeremo amiche. Che gioia, scusate, Carlo, Cosolo, capì? Così, così. Completamente, no, non a caso, Meraviglia. perché oggi, Oh, a peraltro. caso sì. Giornatina. Sì, stiamo tutti con la lana, ma è il 4 maggio, insomma, ricordiamocelo, quindi insomma, Ci sta, ci sta. sta. Meno male che abbiamo ospiti carichi stasera. Adesso Buttana. Sì, arriverà no, Davide perché Chevalier. sennò sai che roba veniva se avevi degli ospiti scarichi. Ciao Mario! Ciao a La voce tutti. di Grande Davide. Aurea della trilogia Grande. 5. Alleato. Carino con la spada laser della Chicco. Meraviglioso, meraviglioso. Oh, primo Chicco, chi era? Sembra il processo del lunedì, ragazzi. Già ci stiamo accavallando, manco abbiamo iniziato, però Vai, scusate. vai, sarà un delirio. Molto Ultimo, bene. ma non meno importante, abbiamo un altro doppiatore, in questo caso di Oscar Isaac, quindi il personaggio di Podemeron, Gabriele Sabatini. Buonasera. Grande Ma non è Gabriele. giusto, Ciao, avete tutti il Benedetta. gadget. Sì, Con Benedetta, in suo effetti fulmine. non è da te presentarti così Ciao. impreparata, eh? Cioè, C'è senza gloves. solo Senza... lui. Oh, già. Vabbè. Grandi, Che grandi. meraviglia, che Benedetta, meraviglia. puoi far vedere la Barbie se vuoi, è uguale. Grazie, tesoro. C'ho tutto Ciao dopo, ha nell'altra detto puoi far vedere. stanza. Ce l'hai la Tutti i Barbie gadget. morte nera, ce l'hai. Ovvio, ovvio. Esiste, eh? Un po' Esiste. nera, Barbie però è sit? figa. Barbie sit? La Barbie Barbie Montenegro. sit. Barbie sit, la No, Barbie che non dice si sempre dice di su notte. Twitch quella roba. La Due Barbie minuti. Montenegro. Si dice mi dissocio dopo. Mi dissocio. Ma siamo su Mi dissocio. Twitch? Anche. Siamo Sì. tipo Anche. ovunque. Allora, Siamo anche su qualche attenzione. canale indiano che ci ritwitta Attualmente qualcuno. Ci sono circa 510 persone che stanno guardando, quindi sì, siamo tipo ovunque, non so bene. No. È un po' un miracolo questo, molto bene. 5-10 persone, lo share del 15, che share è? Esatto. Per dire, Bene, per bene. Io ve lo dire. dico subito, Sabatini ride ma non parla mai, già conosco No, bene, io guarda, non so, solo se io ci stimolato. ma io non ci sto capendo un cazzo, per cui Perfetto, io neanche noi. abbiamo iniziato proprio col botto. Perfetto, Bene. perfetto. Questo panel si preannuncia già il migliore, secondo me. Io Assolutamente sì. non ho mezzo ritegno su questo. Allora, chi è che parte? Dai, Roby, fai tu gli onori di casa.
Ma io voglio partire un po' in controcorrente, perché io devo delle scuse ufficiali a Carlo. Io devo delle scuse ufficiali a Carlo. Così. Caro Carlo, io ti chiedo ufficialmente scusa. No, è giusto farlo. Perché quando uno sbaglia deve riconoscere che è sbagliato. Io ho detto una roba che tra l'altro non pensavo, perché non penso, per cui mi dispiace, perché so di aver mancato di rispetto a qualcuno e non è giusto, per cui ti chiedo pubblicamente scusa qui davanti a te. È giusto. Andava fatto. Allora, ma che fai? Io... Ma hai detto che era una testa di cazzo? Cioè, che cosa no, hai assolutamente fatto? No. Quello sarebbe la realtà, no? No. Ma infatti io vorrei capire bene la difficoltà del vostro lavoro, soprattutto di quella di Carlo. Parto un attimo da Carlo per capire il tuo lavoro. Ma quanto stress devi avere per fare il tuo lavoro nel miglior modo possibile? Cioè, hai a che fare col prodotto originale, con le aspettative del pubblico italiano, devi gestire una serie di cose che secondo me spesso non è capito dal pubblico. Per cui vorrei che tu ci facessi capire in cosa consiste il tuo lavoro e la difficoltà nel farlo, ecco. Diciamo, questa qui è la prima domanda che volevo farti già da tempo. Vabbè, dai, rispondo allora. Vi avverto che io ho la brutta abitudine di guardare le domande in chat e molto spesso non riesco a trattenermi dal rispondere. Come le fai a vedere? Come fai? Niente, ho gli occhiali, guarda. Comunque, è in forma, in due parole, dai, se no la cosa si fa troppo seria, poi non mi piace, ma non perché prenda sotto gamba, ma tutt'altro, al contrario, è che non riesco tanto a essere serio se non quando lavoro, quindi questa è una bella garanzia per voi. Mi è rimasta la mano attaccata qua. Il lavoro è difficile, il lavoro è stressante, tutto il lavoro di doppiaggio è stressante, tanto più in quanto poi magari fai cose, diciamo, di un certo livello, che per certo livello non sempre si intende bello o brutto, si intende quanto pressione c'hai addosso da parte esterna. Su Star Wars hai tutta la pressione del mondo, perché Star Wars ha un fandom che nessun altro prodotto, mondo, come lo volete chiamare voi, come vi pare, ha, sia come quantità sia come qualità, anche perché io seguo anche, voi non lo sapete, ma seguo anche le vostre chat per rendermi conto anche di quali sono gli umori, eccetera. Io capisco che io non riuscirò mai a fare un lavoro all'altezza delle aspettative dei fan, ma ragazzi, fatevene una ragione, è impossibile, perché quando io mi chiedo ma perché all'ordine 66 Rex risponde sì Darth Sidious e non sì Palpatine, io lì niente, cedo le armi, abbasso le braccia, dico no raga, ho capito, faccio il lavoro mio, poi zitto zitto e moggio moggio me ne torno a casa, perché allora qualunque domanda è buona, al di là del fatto che sta nella programmazione dei chip che gli hanno, dei chip inibitori, però vabbè, quella è la risposta ufficiale secondo me, ma questo per farvi capire che comunque da parte mia c'è la massima, come dire, attenzione, ma è chiaro che non è che io posso però poi fare un lavoro in base alle aspettative del fandom, dal punto di vista dei contenuti proprio, da quel punto di vista io faccio il lavoro in base a quelle che sono le direttive della casa madre, della produzione, del regista e soprattutto rispetto a quello che è l'originale. Dopodiché, se ci sono sbavature, se ci sono sconnessioni, non so come dire, anche con tutto l'universo, con quello che è stato detto in Star Wars, The Clone Wars, stagione 3, episodio 24 al minuto 22, raga, può sfuggire, voglio dire, quando voi leggete, anche un po' per rimanere nel tema, no, con Carlo Federico, quando voi leggete, come faccio anch'io, io rileggo i libri di Star Wars, Carlo Federico lo sa benissimo, quando voi trovate un errore di stampa, un typo, penso che un po' vi giri, ok, i typo succedono, gli errori succedono, a volte ci si può porre rimedio, a volte no, si cerca sempre però di non farli succedere. Considerate comunque che se per tradurre un romanzo di Star Wars voi avete un originale che dovete tradurre,
e anche lì ci sono difficoltà per doppiare un film. Noi abbiamo un originale che molto spesso è quasi completamente nero, completamente nero, dove non ci sono musiche, dove non ci sono colonne, dove noi non sappiamo se si stanno sparando, si stanno baciando fra un po', per cui Matteo Trooper 89, voglio un figlio da te. Poi c'è Antonio che mi dice: Carlo, adattami la vita, mi ha emozionato quasi quanto Mourinho alla Roma. Io te lo dico, è grandissimo. Oh. Per cui detto tutto questo, ragazzi, io la cosa che poi dico sempre, anche in modo un po' patetico, ma vi giuro, non è una, aspetta che leggo com'è, captatio benevolenzie, mi hanno detto di dire, non è quello, ma è realmente, ma loro lo sanno, David lo sa, Benedetta, Gabriele, sanno benissimo quanto io stia attento non agli umori, alle esigenze dei fan, che sono due cose assolutamente diverse dal mio punto di vista, perché all'umore io non posso seguire gli umori dei fan, anche perché gli umori dei fan, se i fan sono 3 milioni, sono 3 milioni di umori. Le esigenze sì, cioè l'esigenza di avere un prodotto il più possibile all'altezza dell'originale, un prodotto il più possibile all'altezza delle aspettative. E poi dirò anche un'ultimissima cosa, però anche questo non per scaricarmi il peso dalle spalle, ma attenzione, perché molto spesso si confonde il film con il doppiaggio. Non piace il film, anche il doppiaggio diventa una cosa insopportabile. È umano, fatelo, vi sto dicendo non fatelo, perché poi fate quello che vi pare, è evidente, insomma, avete il diritto di fare e di dire qualunque cosa, ma attenzione che ogni tanto succede anche questo. Io lo vedo anche anche qua, senza entrare in un altro campo minato, che loro che mi conoscono bene sanno quanto posso ridere all'idea, ma anche quando si danno i premi, queste cose qua, molto spesso i premi del doppiaggio si danno al film bravo, perché il film magari era bello, cioè se io do un film o do un premio, che ne so, a Django Unchained, non ha preso nessun premio Django Unchained perché l'ho fatto io, per cui è automatico, però al di là di questo, se io do un premio a un film del genere, sto premiando magari il film. Non prenderai mai un premio con un film come United 93, che ne so, che è un film che nessuno ha visto, e io lì invece ci ho preso il premio, ma io vado sempre un po' controcorrente, insomma, no, come idea. Comunque, tornando a noi e chiudendo, ragazzi, io vi dico soltanto Simone, sapessi che emozione io vi dico soltanto solo una cosa vi dico, e contateci, quando noi lavoriamo, ma non parlo di me, parlo di tutti noi, veramente ci mettiamo l'anima, e non ci mettiamo l'anima perché ci pagano di più, perché tanto quello che ci pagano lo stabiliamo prima, quello che ci pagano, e neanche per nostro edonismo, ma perché sappiamo che soprattutto su Star Wars abbiamo un pubblico molto particolare, che non è il pubblico di Baby Boss, per dire una cosa che ho fatto recentemente, o di qualunque altro film, ma anche, adesso qua non farò titoli, ma anche di qualunque altro franchise che magari ha un seguito, che magari ha un fandom, perché quello di Star Wars è veramente l'unico mondo molto articolato, è l'unico mondo dove tu puoi trovare comics, libri, giochi, film, telefilm, cartoni animati. Qualcuno mi chiedeva qual è il tuo film preferito. Il mio film preferito è Star Wars Rebels, fatevene una ragione, mi dispiace, ma è così. Io è lì che ho cominciato a capire che Dave Filoni è un genio, io pensavo fosse, no, è un genio, fatevene una ragione anche di questa cosa qua. E quindi è chiaro che è un mondo dove è difficilissimo, tra le altre cose, veramente ultimissima cosa, ma è bene anche avere memoria. Ricordatevi che fino al 2012-2014 Star Wars, parlandone con rispetto, era morto, stava morendo. Scusate, sì, sulla Disney quanto vi pare, sempre da spettatori, ma la Disney l'ha ritirato su, e io mi sono preso sto fardello sulle spalle, e fino a quel momento nessuno si era mai preoccupato. Io mi sono visto anche la prima stagione di Star Wars The Clone Wars, nessuno si è mai preoccupato di cercare di uniformare i termini, il linguaggio, il lessico fra comics, libri, giochi. Io mi vado a spulciare i giochi, io mi sono fatto Fallen Order per capire che quella era la gilda dei rottamatori sul pianeta Bracca. Insomma, ragazzi, qua c'è gente che lavora, ci stanno i bambini che dormono, non alzate la voce, per favore. Gabriele, digli qualche cosa. Bravo. Che sprint, che partenza. Grandissimo. Ci siamo chiamati tutti. Non alzate la voce, è bellissima. Sì. Come te, io allora adesso vorrei coinvolgere David, ma prima Carlo devi darmi una risposta secca. Quando si lavora
ovviamente rispondimi se puoi, a una grande produzione tipo Star Wars, il doppiaggio, cioè appunto l'incisione su dell'audio, avviene in base alle scene o alla disponibilità dell'attore doppiatore che viene comunque, tra virgolette, trattenuto, preso in prestito il tempo necessario e l'attore fa tutto il suo personaggio e poi si passa a un altro attore doppiatore? No, ma quello è sempre così. Quello è sempre, okay, è sempre così. Perfetto. Anche al cinema è così, tutto si fa, si fanno dei piani di lavorazione, anche al cinema è la stessa cosa, in base alla disponibilità dell'attore, anche perché poi l'attore brutalmente ha anche un costo, cioè trattenere Sabatini per una settimana in sala di doppiaggio mi costa il PIL del Ghana, penso, per cui scappa dalla finestra probabilmente, insomma, sì, Ok, perfetto, quindi questa è la risposta che volevo. E scusa un attimo, un ultimo dettaglio per poi passare a David: le scene avvengono nell'ordine della pellicola oppure non necessariamente? Allora, allora, fatto salvo il principio che abbiamo appena stabilito, che gli attori si doppiano uno alla volta, perché poi di quello si tratta, doppiano la loro parte uno alla volta, diciamo che in linea di massima si va in sequenza, salvo casi in cui magari preferisco io, ma quello lo decido io comunque, iniziare da un'altra scena per magari entrare un po' più nel personaggio, o per esempio se all'inizio ci sono delle dei voice over, delle voci narranti, preferisco farle sempre alla fine dopo che uno ha capito un po' il meccanismo del personaggio. È chiaro che su Star Wars comunque parliamo anche di persone che il personaggio, scusate il gioco di parole, come si dice, lo conoscono, però ciò non toglie che comunque devi comunque rimpostare tutta una situazione tutte le volte, un po' perché la gente cresce, gli attori anche originali crescono, un po' perché ogni volta è un happening, ogni volta è una storia a sé, tu non puoi dire, quando molto spesso poi loro lo sanno, perché loro non più che saperlo lo fanno, che arrivano in sala e dicono, ah sì, questo attore io lo conosco, lo so come, e io mi devo stare zitto tutte le volte, perché sennò mi partono gli sganassoni, perché è una stupidaggine dire io questo attore lo conosco, nel senso che poi l'attore stesso non si conosce, è proprio una regola dell'attore, l'attore ogni volta scopre una parte di sé, un'interpretazione, per cui anche per Star Wars, dove pure ci sono dei personaggi, bisogna capire anche Finn che carattere avrà nel prossimo film, ce lo stiamo chiedendo tutti, povero Finn, parlandone così come da vivo in contumacia, ma Finn è uno dei personaggi più problematici proprio, insieme, vabbè, poi probabilmente non si sa nemmeno se lo vedremo più. Sia chiaro, questo lo dico a uso e consumo di tutti, io parlo per supposizioni, non so niente, anche perché se sapessi qualcosa non ne parlerei, non la direi, questo lo dico proprio così, come di un NDA, come di un NDA. Avendo risposto alla mia domanda, si arriva su David. Quindi, se sono state fatte in sequenza, a un certo punto, cosa è successo, David? Ti hanno detto, tu qua hai finito? Perché sappiamo che nell'ultimo terzo del film di episodio 9, Ben Solo non parla. Ha solo una sorta di mugugno quando salta, una uscita di fiato, ma non parla. Cosa ti hanno detto? Tu qui hai finito? Cosa ti ha detto, Carlo? Sì, più o meno. Cioè, mi ha detto, guarda, che io in realtà non sapevo, cioè, allora, sull'ultimo film mi hanno tenuto in sospeso un po' fino alla fine sul destino del mio personaggio. Non me l'hanno detto all'inizio della lavorazione cosa sarebbe successo, no? E quindi l'ho scoperto piano piano. A un certo punto, insomma, c'era la scena in cui c'era l'ultima parola e dicevo, vabbè, adesso... Beh, adesso se vuoi ti facciamo vedere come va a finire dopo, ti mettiamo la scena, poi c'è solo fiati però dopo. Vabbè, posso vedere per favore? E me l'hanno fatta vedere, mi hanno fatto vedere come finiva, ma ci sono rimasto un po', insomma, così, perché, cioè, capito? Vabbè, è particolare, insomma. Sì, è molto particolare. Sì. No, io mi sono, appena finita appunto la pellicola, mi sono immaginato, ma David, cosa avrà fatto? Perché tra l'altro ci eravamo visti da poco al Ravenna Strikes Back, a fine novembre, inizio dicembre, quindi mi era ancora rimasto impresso l'incontro che avevamo avuto. E la prima cosa che mi sono chiesto è stato, ma come è uscito dalla sala di doppiaggio praticamente a due terzi di film, tra virgolette? No, non vabbè, beh, no, dai. Cioè, comunque, sì. No, no, non è proprio così, insomma, però sì, insomma, l'effetto è stato quello, cioè, lì per lì ho detto, ma cioè, già finito, mannaggia, anche perché poi c'avevo tre film sul groppone, quindi finire così, lì per lì mi è sembrato, dico, no, non ci posso credere, voglio sapere che succede al mio personaggio. E mi hanno pure detto per un po', mi hanno detto, no, lo scoprirai in sala, te lo facciamo scoprire in sala. E dico, dai, voglio sapere. Vabbè, insomma, è stato comunque molto emozionante.
Io volevo fare un'altra domanda a Carlo prima che mi, Carlo Federico Rosso mi ha interrotto. Quindi, cioè, nelle scene di coppia, non sono mai in coppia? Quando c'è un dialogo tra due persone, tra due personaggi, no, allora, comunque guarda, recitano da soli? Robby, ne approfitto anche per rispondere a una domanda in chat, alle quali, come vi ho detto, sono molto sensibile. dunque, la colonna separata non è che è entrata in vigore già dagli anni 90. La colonna separata è una cosa che si è potuta mettere in pratica, diciamo, soprattutto da quando c'è l'elettronico. Si poteva fare anche prima, si faceva, ma era molto più complicato con il suono analogico. Invece con l'elettronico è diventata tutta molto, molto più semplice. Non è una questione di vigore, è un po' una questione di tante cose. Oggi come oggi è una questione che non si può stare in due in sala, ma questo speriamo che sia contingente e che finisca, lo dico così, tanto per rimanere nella contemporaneità. Diciamo che sotto molti aspetti la colonna separata è una cosa che io amo molto, loro lo sanno, perché mi dà modo di concentrarmi su una persona alla volta. Avere due LGO per me vuol dire dover seguire due persone. Molto spesso avere due o tre persone LGO vuol dire magari rinunciare a quella che per me è la perfezione di una battuta, perché vabbè, ma in fondo va bene, vabbè, no, dai, ma quella andava bene, ma che ci mettiamo a rifà queste cose qua. Sì, Robby, anche due, anche in una scena d'amore. Il discorso è, per quelli che dicono che la colonna separata si sente, io faccio colonne separate da anni, sono stato uno dei primi a fare colonne separate. Da un lato non me ne vanto, perché le colonne separate hanno anche altri problemi, ma uno dei più grossi problemi, secondo me, però, è che facendo colonne separate non si impara mai niente. Cioè, tu non hai più la possibilità di rubare dai tuoi colleghi, magari dai tuoi colleghi più bravi, magari dai tuoi colleghi più grandi. E questa è una cosa che non si dice mai. Si parla sempre di colonna separata come un fatto tecnico un po' freddo. Non è vero. Qua il discorso è, allora, anche se tu giri un film, non ti pensa che se io parlo con te tu mi stai là davanti e mi dai la battuta, magari tu stai in camerino la battuta ma dai segretaria di edizione. Cioè, essere attori vuol dire anche questo, vuol dire saper recitare anche con niente davanti. Tu pensa quando Bob Hoskins ha fatto Roger Rabbit, allora, che non aveva nulla davanti, pensate questo, e poi immaginatevi quanto invece una colonna separata rientri nel lavoro dell'attore. Oltretutto, io che lavoro molto sull'originale, però a me non me ne frega neanche niente di sentirli insieme, io li sento insieme nella mia testa, perché io risento insieme quello che è l'originale. Cioè, se tu lo fai perfettamente uguale all'originale, come note, come livello sonoro, come emozione, come intensità, come tutto, alla fine li metterai insieme e ti assicuro che verrà un bellissimo concerto come è l'originale. Questa è la mia filosofia. Dopodiché è chiaro che, come tutte le filosofie, poi c'è una pratica. È chiaro che girare un film non è come doppiare un film. Paradossalmente è molto più semplice, perché io adesso sto a fare tutta questa bella scenetta, ok? Tu pensa a tutto questo mio monologhetto del cavolo doppiato da un attore francese. Ma so cazzi, scusatemi, tanto siamo in fascia protetta, no? Sì, sono. Voglio dire, è una cosa difficilissima, perché lui deve rifare delle cose che ho fatto io, che non sono nemmeno cose pensate. È come quando, per esempio, vi dico una cosa tecnica, ma che secondo me ha molta attinenza, come quando si deve rifare al mix un effetto dell'originale. Molto spesso gli effetti che voi sentite sui film in originale, che sono degli effetti splendidi, stranissimi, così, sono fatti a caso, perché il fonico di mix si mette là e comincia a smanettare con i plugin adesso, con l'equalizzazione. Cioè, a un certo punto dice... bello, come ha fatto? E che ne so, chi si ricorda? Ballo rifà, uguale. È la stessa cosa, ragazzi, quando si recita, ballo rifà, uguale. Poi, oltretutto, una cosa che a me un pochino, questo devo dire, un po' mi infastidisce, e c'è stata una situazione in cui un po' mi ha infastidito sta cosa, e vediamo se qualcuno indovinerà chi, ma non è un quiz a premi, per cui non è che ce lo dovete comunicare. Allora, io perlomeno, non so gli altri, non mi interessa, ma diciamo che la mia regola di doppiaggio è rifare come l'originale. Quindi, se sull'originale c'è una voce sgradevole, io ci metterò una voce sgradevole. Se la recitazione è sgradevole, rimarrà in sgradevole, perché tu devi vedere qualcosa che sia il più possibile simile all'originale, non a quello che penso io, perché allora mi faccio il mio film, altrimenti. Quindi piantiamola pure con questa storia che Marlon Brando se n'era doppiato, in Italia non diventava nessuno perché c'era una vocetta, perché quello stava a parlare di Marlon Brando, per cui con questo io non voglio ridimensionare il doppiaggio come molto spesso sembra, ma vorrei anzi rivalutarlo, ma in chiave attoriale, non di persone che stanno lì a leggere un copione, ma di persone che non solo ti danno un'interpretazione, ma ti replicano un'interpretazione di un attore di livello internazionale.
ma se la vediamo in questo modo ha un senso. Se la vediamo come persone che vanno in sala a leggere le battute per farci capire quelli che cosa dicono in inglese, ragazzi, allora andiamo con i sottotitoli che siamo tutti più contenti. Oltretutto potete anche vedere proprio a occhio dove stanno gli errori, gli errorini e gli erroretti, e siamo tutti più contenti. Questa è la mia concezione. Poi certo, vabbè, però potete anche dire F4 c'hai spento, Carlo, c'hai spento, ci ha stunnato, sì sì, sì, sì. Ci hai garrotato, sì. Mo che se inventiamo, hai fatto un discorso giustissimo, inventiamo. Meno male che è il nostro traino, Gabri, hai visto? Adesso l'avevo detto, ci avrebbe dato soddisfazione. Sai cos'è che rompe le balle? È che comunque il fan di Star Wars di definizione è un rompicazzo, no? Va a cercare... Non si era capito. È vero, è vero. Va a cercare il pelo nell'uovo ovunque, va per definizione così. Cioè, o vai nel costume. Pensa che dopo di voi c'è un panel che si chiama Oltre il dettaglio, no? Perché il fan di Star Wars è così, deve cercare il pelo nell'uovo, il dettaglio ovunque e trovare anche colpe dove non ci sono, ok? Io sono della scuola, poi Robby lo sa bene, Benedetta, eccetera, ragazzi un po' mi conoscono, lo sanno, sì. Bene, io sono della scuola che secondo me il doppiaggio che abbiamo in italiano per Star Wars ci dobbiamo baciare, non i gomiti di più. Questo non significa che negli altri paesi sia peggio, no? Perché poi c'è anche la favola che in Italia siamo più bravi di altri, eccetera, che non è vero. Bravo, però... vai Manuel! È vero? È vero o no? Sto dicendo una cavolata? No, noi stiamo giocando, ma stai dicendo una cosa seria. Sì, hai ragione. No. Cioè, capito? Ci vorrebbe anche quel pelino di umiltà, no? Di fare un passo indietro e dire no, ne so un cazzo, me ne sto zitto. Però non è da fan di Star Wars, cioè dopo non sei un fan di Star Wars. Ma okay? E soprattutto non sei nell'epoca dei social a quel punto lì. Il problema del fan di Star Wars è che per il fan Star Wars non è un film, è vita, è vita vera, ognuno se la fa propria, ci facciamo tanti viaggi, abbiamo le nostre aspettative che non sono una semplice aspettativa, è una necessità che ti fai prima di entrare in sala. Quando entri in sala e vedi qualcosa che non accontenta la tua necessità, non è l'obiettività di dire sono io che ho sbagliato, mi aspettavo diversamente. La prima cosa che dici è quel film è una merda. E questo è il grande errore che compiono molti fan, ed è lì, vivere distinto. E con Star Wars tutti ci sentiamo sempre Star Wars come una nostra proprietà. Dovremmo imparare un po' a capire, a comprendere che cos'è Star Wars e godercelo per quello che è, con i suoi difetti, con i suoi limiti, con i suoi adattamenti. Questo è un po'... Però, sai Robby, quello che penso io comunque è che è anche un atto d'amore il fatto di sentirlo come una cosa propria, per cui io lo capisco. Sì, cioè, no, quando, certo, io dico, deve un limite, quando io poi un dico limite. Dite quello che volete, eccetera, non lo dico strumentalmente, lo dico perché lo penso, perché è chiaro che poi uno ha anche delle reazioni anche emotive e tutto quanto. E il problema è che, per esempio, se io leggo su testate online un doppiaggio dozzinale fatto non so che cosa, sinceramente cioè, un pochino ci rimango male, perché doppiaggi dozzinali ci stanno pure noi, ma su altri onestamente. Comunque, al di là del fatto che chiarisco una cosa, non è che ho detto che Marlon Brando era doppiato male. Marlon Brando, come tutti gli attori di quel periodo, era doppiato da attori grandissimi nostri. Sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che è una bestialità dire che Marlon Brando c'era una vocetta. Marlon Brando era Marlon Brando, poteva avere qualunque voce, rimaneva Marlon Brando, insomma, tutto qua. La prima puntata di Bad Batch contraddice un fumetto. Ah, questo non lo sapevo. Ma dove le leggi? Possiamo saltare quell'argomento? Guarda che stamattina è scoppiato un mezzo shitstorm per sta roba qui. Per dirvi, ok, quello che vi dicevo prima del fatto di andare a cercare il pelo nell'uovo, si vedono due personaggi che si vedevano, cioè in pratica viene replicata la stessa scena che si vedeva in un fumetto, troppo esso per un romagnolo, ragazzi, la stessa scena che si vedeva in un fumetto e viene replicata diversamente, no? Luogo diverso, situazione un po' diversa, poi alla fine si arriva alla stessa conclusione, ovvero spoiler, uno dei due muole e uno si salva. Però ciao, apri il cielo, perché mezzo mondo, no, fumetto che sembrava non se lo fosse, tra virgolette, passatemi il termine, sto esagerando, cagato nessuno, in realtà apri il cielo, c'era sta scena che contraddiceva, quindi bravo, è già partito lo shitstorm. Cioè questo non è questo, ovviamente, nel doppiaggio, neanche di chi l'ha fatto, perché
È successo anche in The Clone Wars con Ahsoka, il fatto che Rex in Rebels dice che lui si è tolto il chip, in realtà è diverso, no? è lo stesso identico cambio, però come dicevamo stamattina, bisogna anche starci un minimo, cioè si deve anche comprendere che è un prodotto commerciale che per alcune esigenze delle robe vanno cambiate, cioè non è che è cambiato che è morto A, è morto B, hanno riadattato la scena. Cioè, secondo me è follia pensarla così, però ognuno... No, anche perché poi ogni medium ha storia a sé, cioè io capisco, è un po' quello che dicevo prima, capisco la voglia, la volontà, il piacere di viversi Star Wars come un universo unico in cui tutto c'è una storyline conseguenziale con tutti i personaggi al loro posto, però può anche non essere così, ma se vedete, io non me ne intendo, ma un pochino... Per quello che so, se vedete quello che succede con la Marvel, che è un continuo di gente che muore da un'altra parte, cioè, anzi, Star Wars trovo che sia trattato estremamente bene. Tipo, se vi leggete, che ne so, Ahsoka oppure Leia, trovate tante piccole chicche che rientrano perfettamente nella vita dell'una o nella vita dell'altra, che anzi vi aiutano a dare spessore al personaggio, ma queste sono cose che non trovate da nessun'altra parte, ragazzi, cioè veramente c'è da ringraziare chi si occupa in generale di tutte queste cose, che non so che io parlo proprio della produzione in questo caso. Io vorrei fare una domanda a David, a Benedetta e a Gabriele. Perché tutti e tre erano a Ravenna Strikes Back, come abbiamo detto prima, e voglio sapere da ognuno di loro se hanno dei momenti indimenticabili di quella giornata. E Benedetta ride. Benedetta non ridere. Benedetta non ridere. Hai avuto un attacco di ridere. Uno dei momenti che vi è rimasto nel cuore della nostra convention. Una alla volta, Davide sa perché. Vai. Toglieteli dalla live, Benedetta e Davide, per piacere toglieteli, che ci evitiamo degli imbarazzi. Con lui non c'entra niente, poverino, colpa mia. Vai. Ah no, però me l'hai raccontato, è vero, no, io non c'ho. No, non ti ho raccontato niente. No, vabbè. Io sono curiosa. No, è stato molto divertente. Bambino. Non ce la faccio. Allora, c'era anche, aiutatemi, come si chiamava l'attore che stava dentro al pesciolone? Tim Rose. Guarda, mi ha fatto veramente, mi ha mosso proprio dentro un senso di pietas con l'uomo, perché si è messo lì bono, capito, dopo tutto l'evento, noi siamo rimasti lì a vedere il primo episodio di The Mandalorian, no? E Gabriele se n'è andato con sua moglie a farsi una cena stellata, perché c'erano i suoceri, no? Allora aveva i suoceri. Invece io e David, no? Ci siamo un po' mischiati, no? Insomma, ci siamo buttati nello spirito della festa con sto cartone di vino rosso che era tipo il tavernello, no? Io e David saggiamente, dopo il primo bicchiere, siamo grandini, ci siamo fermati, no? E dopo siamo andati in giro per altri posti, così a continuare a bere. E niente, c'è una ragazza che è carinissima, che mi ha anche scritto in chat adesso, dice, sai, sono qui che ti guardo, non so se ti ricordi di me. Lei invece è molto giovane e questo tavernello gli aveva dato giù, no? Forse la conosciamo questa ragazza, è nella nostra redazione, è bionda. Sì, è una bella gnocca. È una bella gnocca. Allora forse abbiamo capito chi è. Sì. Perché andavamo in giro, siamo montati in macchina. Ad un certo punto io e David ci avviciniamo ad un cestino, perché io dovevo buttare l'alcol se usato. Oddio. E la ragazza dice, ragazzi, non mi sento molto bene, e sbocca nel cestino proprio. Io pessima, mi sono allontanata perché non le posso vedere queste cose. David, da brav'uomo quale è,
vuoi un fazzolettino? Misuro io, c'ho questo ricordo indelebile di David, cavaliere di altri tempi. È lui il mio ben solo, è lui. Stremata dal tavernello, poi dopo siamo andati in quest'altro posto a bere ancora, perché io e lui stavamo con un bicchiere solo, tutto sommato, l'avevamo già anche un po' smaltita. A un certo punto questa ragazza dice: devo andare un attimo in bagno. Maria, dopo mezz'ora, ragazzi, ma dove è finita la nome? Ma dove è finita la cosa? Vanno a prenderla in bagno, tipo la riaccompagnano al bed and breakfast come Fast and Furious. Io c'ho questo ricordo, scusate. Sì, però è stato sparita dalla serata improvvisamente. È stato, insomma, ti è rimasta impressa lei. Il cuore buono di David, mentre lei, dopo il cestino, è andata da lui e gli ha detto: tu sei il mio mito, David, dai tempi di Loki. Io ti giuro, sono morta dentro dal ridere. Ma io perché avevo paura di fare la stessa fine. Per mi fuso la testa, ragazzi. David è un signore. Io l'avevo presa a male, pensavo, Dio, questa mo mi sbocca sugli stivali. No, pensavo, capito? Amore, invece no, è stato molto divertente. Guarda, io ti ricordo con molto affetto, tutto è stato tutto bellissimo, ma quel momento è indimenticabile. È stato divertente, la serata sì. È stata divertente. Dai, insomma, voi speravate che saltassero fuori, non lo so, panel, ospitalità, eccetera. Ma lui, no, volevo no, dire sto scherzando, Rose, sto scherzando. Team Rose che attingeva a sto tavernello guardando Mandalorian solo, al tavolo solo, dietro, con nessuno che se lo filava. No, bellissimo. Ma, e ho scoperto... riusciva a bere anche sempre con la maschera addosso? No, era in borghese. Fra l'altro mi è anche venuto a chiedere: ma vuoi farti una foto? E io, no. ma voleva i soldi? E lo so che si deve fare, però io una foto con uno che aveva la maschera 40 anni fa non me la sono sentita. Però tanto affetto. Team Rose, ciao Team, se ci stai guardando spero che tu stia bene. Non credo. Ti manderemo che un cartone, dai. Non mi dovevate un cartone di tavernello. Sì. Scusate, ho finito. Io a me è piaciuto molto invece, vabbè, a parte insomma l'evento, vedere tutti questi tutti mascherati, il duello con le spade, vedere poi anche insomma c'erano tutte quelle riproduzioni dell'X-Wing, insomma è stato fighissimo, cioè, per me vedere queste cose. Ma poi è stato divertente anche, era la mattina dopo che ci siamo infiltrati. Dove quando Robby spiegava tutto, insomma le location dove hanno girato i film eccetera, là in Marocco, dove era in Marocco, Tunisia. Ci siamo infiltrati lì e dopo un po' si è accorto che ci stavamo, però io ero molto incuriosito dalle spiegazioni, me la sono goduta proprio come un fan, insomma stavo lì a guardare le cose, insomma. Ero molto, veramente mi è piaciuto un sacco. Grazie. Me lo ricordo. Grazie. Con piacere. Molto bene, molto bene. Oddio mio. Tu che ricordo hai? Gabriele, tocca a te. Strike Back. Tocca a te. La Venna Strike Back. Ma io mi sto tanto a divertire adesso, nel senso che... No, perché... ho anche... Tu stavi col Don Perignon, noi stavamo col tavernello. Ma io devo dire il mio suocero. Ma sì, a parte con Carlo, cioè vedi, comunque... Cioè, a parte che c'è sempre da scherzi, cioè c'è sempre da imparare questo mestiere, che comunque cioè, vedi dei punti di vista che cioè, noi in sala abbiamo a che fare con il direttore, però già tutto il punto di vista del direttore, tante cose, noi, almeno io, non le conosco ancora, da tante sfumature, qui ascolto sempre con piacere, veramente, cazzo, cioè, veramente non si riesce mai a imparare, forse è la parte più divertente. No, poi devo dire, devo ringraziare il suocero quella sera, perché mi dice, no, aspetta, perché lui è romagnolo, no? È romagnolo? Perché, sì, lui è romagnolo, da cattolica, lui sapeva già dove andare a mangiare e poi andare per Ravenna, per cui quella sera, però la parte più divertente in realtà è stata quando mi ha raccontato, mi ha fatto vedere questo racconto della serata precedente, capito? Per cui in realtà...
No, no, a parte tu, no, poi è stato tutto l'evento, è stato i combattimenti con le spade, è una figata, ragazzi. Poi la location è fighissima, sì, bello. Dove siamo andati, dove ci avete portato anche a mangiare su quei container, bello, carino quel posto, sì. Ho conosciuto dal vivo, che non lo conoscevo prima, Adrian Fartade, che continuo a seguire, ho seguito le sue dirette. Ah sì, è vero, l'ho conosciuto anch'io. Sì, quando c'è stato ci sono fatto tutto il viaggio in treno di ritorno, ci ho chiacchierato 2 ore di cose di scienza, fighissimo. Io ho conseguito tutto il lancio dello SpaceX sulla diretta Twitch sua. Tutta, anzi, la prima volta che non è partito, per cui è rosicato, insomma, per cui è stato un evento totale, bellissimo. Infatti non vedo l'ora, ragazzi, che finisca la pandemia, per vedere la prossima volta chi vomiterà nei cestini. Cercherò di essere io, dai, alla mia veneranda età, cercherò di farti contento. Anche l'hamburger del dolore è giustamente è un ricordo che uno c'ha paura, sai, quando uno c'ha paura di andare nei posti dove non conosce, che, e c'hai paura di mangiare qualcosa che poi ti ricorderai, ma invece no, invece abbiamo mangiato in un posto dove c'è anche un buon hamburger, quindi però c'era il timore di assaggiare un hamburger del dolore, insomma. Perché l'hamburger del dolore? Perché quando poi mangi un hamburger che, insomma, poi lo rivedi un po' come i peperoni, diciamo, e poi è doloroso come esperienza. Quindi, che si ripropone. Non è stato, esatto, sì. Non è stato il caso, però. Non è stato il caso, no? Anzi, era molto buono. Sì, confermo. Sono entrato dopo essere uscito, ho letto hamburger del dolore. Mi siamo arrivati all'hamburger del dolore, scusate. Rimane Arlando di Cetema Cestini. È una storiaccia. Una storia che bello questo panel revival Ravenna Strikes Back, comunque. Sono storie che i Jedi non raccontano. Esatto. Ma è stato lì che, poi con Francesca e con l'altra Francesca abbiamo fatto stare in camera sì. Vostra. Esatto, era sempre quella sera. Ma che ne sapete voi? Che ne dopo il cestino c'è stato anche questo. Esatto. Che avete fatto? Il post Ravenna Strikes Back c'è stato. C'è una foto dove siamo ammucchiate in questo modo su un letto, tutte insieme, pam, capito? Tutte così. Sì. Bellissimo. Stiamo virando un po' su Porky. No, vabbè, adesso, così, sempre in goliardia. Tu avevi anche autografato un action figure a Carlo Federico quella sera. Sì. Cosa c'è scritto sopra? A un bambino prima di me. Su mia gentile richiesta ha autografato un figure di Carlo Federico scrivendogli del mangia merda. L'ho detto io? No, è stata una richiesta di Carlo Federico espressamente, ovviamente. Non era del bambino. Interessante quella di Carlo Federico, un action figure. Sì. Abbiamo tenuto il segreto per 5 anni, lo mandiamo in diretta adesso davanti tipo a qualche persone. No, vabbè, esatto. 195, vabbè. Dai. Bene, bene. Bene. Alessandra, ritorniamo sui video un po' più. Sì, esatto. Io ero curiosa su una cosa. Volevo sapere che rapporto avete con i personaggi che avete doppiato. Cioè, Po, Rey, Kylo Ren. Aspetta che non ho sentito perché è saltata proprio la cosa. Sì. La mia connessione. Ho detto, Gabriele, che vorrei sapere qual è il rapporto che avete con i vostri personaggi. Cioè, senza prima Davide ha raccontato che ha saputo della morte di Kylo Ren in sala. Morto Kylo Ren. Davvero? Era un bravo ragazzo. Io e poi ho fatto così quando è morto Kylo Ren. Dai, Gabri, rapporto con Po, dai. Io scarico subito il barile, vai. L'ho visto l'altro giorno, che ti ha frenzonato, è vero? Sì, esatto. Ha fatto un saluto un po' così, un po' freddino. Lui dall'altra parte, con il cappuccino, niente da non vedere. A un certo punto, se c'hai i suoi problemi, lui fa lo spirito solo. Provate a toccare gli Oscar Isaac, vedete come si è rivolta. Ha ragione, tutta, eh.
Certo. Ma quella ha già detto che no, se ci fosse un altro capitolo di Star Wars non ci sarebbe, perché dice che ormai fa parte del passato Star Wars, che è tutto preso dalle altre cose. Ho detto, ah vabbè, okay, a posto. Tipo Dune, la sparo lì. È preso un po' con Dune, tipo, la sparo lì. non si può dire nulla, no? NDA, niente... Vi faccio un'altra domanda che da fuori sembra sempre una cosa tra virgolette logica, ma magari non lo è. Nel senso, Gabri, tu hai doppiato Oscar Isaac, ma tu sei questa cosa del io sono il doppiatore di Oscar Isaac, no? È una cosa che mi chiedo Oscar sempre. Isaac, in realtà. Tu sei sono Dillo. Cioè, nel senso è un'abitudine che si crea o è una cosa, nel senso, c'è un film con Oscar Isaac che chiama Gabriele. E questa è una mia curiosità che ho da tempo immemore, no? Funziona così oppure a seconda del personaggio che Oscar Isaac interpreta viene scelta una voce che segue il tipo di personaggio? Ma ci sono tante variabili in mezzo, nel senso, che bel gatto che c'è David, scusate, mi sono distratto. Leia. È Leia. Sì. Livelli. E lui è Luia. Beh, tardi? Stavi a dire, Gabriele, ma ti continuano a chiamare per fare Oscar Isaac, come mai? Non lo so. No, nel senso, mi chiamano, dipende tanto molto spesso dal direttore, nel senso che a volte il direttore può benissimo pensare che io non stia bene su quel ruolo o non vada bene per quel film. A volte il cliente che dice vuole una continuità con gli altri film. Ho rifatto anche provini sempre su Oscar Isaac, perché comunque non so, delle conferme o dei chiarimenti, però diciamo che fino adesso l'hai fatto sempre tu. Altri colleghi l'hanno fatto, però ecco, diciamo in una percentuale, nel 70-80% di film l'ho sempre doppiato io, Oscar Isaac. Mi piace molto come attore, per quello doppiarlo. Senti, mi piace. Questo non lo doppio. No, esatto. Attenzione a quello che dici. Sì, è una sua prerogativa, diciamo, ma come questo non mi piace, non lo doppio, io questo non te lo doppio. No, come mai doppio Oscar Isaac? Come mai? Allora, una volta doppio Oscar Isaac perché un direttore, una volta, tanti e tanti anni fa, disse su di me, non so, ha fatto una cazzata per un film della Warner, e mi propose su questo attore, era Sucker Punch, il direttore. Anch'io lo sapevo. In causa era Carlo Cosolo, sempre colpa sua, e da là è nata questa cosa, per cui in realtà la colpa è di Carlo. Stronzissimo, tra l'altro, in quel film lì, insopportabile, un cattivo, figo di Dio, però, raga, un figo di Dio. Bravissimo. Sì. Io sempre. L'ho scoperto lì e me lo sono ricordato pure, perché mi è rimasto proprio in testa dal brutto e malvagio che era, per cui dopo non l'ho più dimenticato. Nel film dopo dici, oddio, ma quello è il cattivo di Sucker Punch. Ho fatto un po' fatica ad abituarmi a vederlo in un altro ruolo. Sì. Bravo, fatemi un po' questo. A me era già piaciuto prima in Robin Hood. L'avevo già visto quello Russell Crowe. Di Ridley Scott, sì. È piaciuto un casino, ho detto mazza, figo. E qual era, che ti ho perso un attimo, qual era il film prima? Robin Hood faceva il principe. Ah, okay. Giovanni. Giovanni. Veramente molto John. Figo. Sì, certo. Gianni. Sì, visto anche io lui l'altro giorno. L'hai doppiato anche in Dune? L'hai doppiato anche in Dune? Questa era anche una mia curiosità. Ah, non può dirlo, ok, non può dirlo. Ma non lo sa. Non si sa. No, non si sa.
Ah, perché non è ancora stato doppiato? Ah, ok, ok, deve ancora. Okay, tutto, non sa manco quando uscirà, se uscirà nelle sale. Se lo vuoi tutto, uscire nelle sale. Tutto primo ecco. In qualche modo sarebbe tornata. Un cerchio che si chiude. Un è lei la protagonista. Dai, ma Gabriele, però. Gabriele, mamma mia. Ma come sei proprio, Dio, pesante. No, ma... Dio mio. Dio mio, hanno capito tutti, ma devi stare lì. Che degnare. Io sono un po' tardi. Pensavo che dopo due anni questa storia fosse un po'... Non la dimenticherò mai. No. È diventata virale questa storia, io te lo dico. Da quel momento io ti ho amata follemente, follemente. Sei sempre rimasta nel mio cuore. E la mattina dopo io ero trambata, lei era fresca come una rosa. Andiamo a fare colazione. Bella, credo. La mattina dopo ho anche intervistato Tim Rose, se qualcuno se lo ricorda, peraltro. Quindi l'ammiraglio Akbar. Grandissimo. È l'uomo pesce da stasera, è la nuova definizione di il mio più bel ricordo del Ravenna Strikes Back, caro, è quello. Luca. No, è proprio questo grandissimo momento di sorellanza, anzi, che ho avuto con Benedetta, che ovviamente è rimasta nel mio cuore. Non ci siamo sentite tantissimo dopo la fine di quell'evento, però è rimasto un grandissimo ricordo. Sì, è vero. E poi anche aver visitato il mausoleo di Teodorico con Davide. È vero, il giorno dopo siamo andati a vedere il mausoleo, è vero. Ah, pure, bellissimo. Insomma, questo è incredibile. Sì, capito, vero, è vero. Pazzesco, per rifarci da dopo. Mausolei. Quindi i miei ricordi più belli sono legati a Davide Benedetta, che vi saluto, ci tenevo tantissimo ad entrare in live perché da tantissimo che non vi vedo e siete rimasti nel mio cuore, ovviamente, quindi che se ne dica di quella sera, io ricordo tutto. Anche io. Ci vuole bene. Quella storia lì rimarrà negli annali, lo scriverà in un prossimo libro di Lucasfilm Publishing. Ottimo. È canonico. Sì. Ragazzi, sono già le 10:20, il tempo ci attiranno purtroppo. Però abbiamo concluso col botto, dai. Come? Sì. Ma abbiamo ancora due ore. Col botto, ti dicevo. Sì. Col botto. Abbiamo parlato un'ora tipo della sbronza di Rebecca, giustamente. Bene, una comunque produttiva come live. Con molto affetto, però mai poteva essere anche un potevo essere io anche invece invece a chi tocca era colpa del Zangrogna. Avete presente Jerry Scotti? Ma io parlo di me. Ragazzi, purtroppo dobbiamo chiudere, scusate, ma devo fare il mannaiatore perché il tempo stringe, abbiamo già i ragazzi pronti per il prossimo. Io vi ringrazio ancora una volta per essere state con noi, grazie mille a tutti, grazie David, grazie Benedetta o Beatrice, non ricordo mai, grazie Carlo e grazie a Gabriele, così io scherzavo, era Lorenzo che mi aveva stuzzicato su questa cosa. Grazie di cuore, buon lavoro, mi raccomando, continuate così e niente, che la forza sia con noi e con voi, anche se non so se vi risentiremo più in queste voci di questa trilogia. So che Carlo lavorerà sempre a tutti i prodotti Star Wars, per cui seguiremo con attenzione la tua carriera, benvenga. Buonanotte, vi salutiamo e passiamo al prossimo panel. Manu, vuol dire qualcosa visto che tu sei lost? Il prossimo panel è oltre il dettaglio. Oh. Oltre il dettaglio, andremo a fare pelo e contropelo ai dettagli di Star Wars. Ci sarà Robby, ci sarà Piero Bocos, ci sarà Amedeo Tecchio, Falà e non ricordo chi è con te, penso Gab. Amedeo. Amedeo, me lo salutate. Ma rimani, Benedetta, rimani, no? Non è che ne posso infilare. Tenetemi in Benedetta, tenetemi la posso infilare. Magari racconta anche qualche altra cosa di qualcun altro. Sarai sempre d'onore gradita, Benedetta. Portatela bene una cosa. Sarai sempre un ospite d'onore gradita. Robby, riusciamo a dare un'ultima chicca a chi ci sta seguendo? Un'ultimissima, velocissima chicca? Abbiamo 60 secondi. Allora, io sono contro, diciamo, siete dei professionisti, sono contro la vostra spettacolarizzazione di voi e della vostra voce.
però c'è una frase per ciascun film che io vi chiedo di ripetere questa sera. Una frase molto semplice. Partendo da episodio 7, chiedo a David, per piacere, il mostramelo di nuovo nonno, con la H finale. Nonno, che detta così. Detta così, che, sì. Che trappolata dal contesto. Da episodio 8 chiedo il super classico serpente assassino. Vai. Che è legato a quella di prima. A quella del nonno. Sì. Sì, esatto. Nonno, mostrami di nuovo il tuo serpente assassino. Sì, cosa facciamo dire a Gabriele invece? E a Gabriele per episodio 9 gli chiedo con tanto di sbuffo. Chissà come Palpatine è tornato, ma deve proprio essere esasperato quando me lo dice. Com'era, scusami? Chissà come Palpatine è tornato. Con lo sbuffo, però. Okay, con lo sbuffo. Okay. Così, caduto. Chiudete gli occhi e volate, spettatori. Okay. Grazie, ragazzi. Ma Carlo deve ascoltare. Che io, io dico, facciamone un'altra. Grazie. A me è andata bene, c'ho la più breve, quindi tutto sommato. Comincia David. Vai, David. Okay. Mostramelo di nuovo, nonno. Ragazzi, non ridete, è una cosa seria. Però non c'è la maschera. No, era bella lo stesso, era perfetta. No, non è la maschera quella. No, dia la maschera in quella scena, in realtà. Sì, quella ce l'aveva, sì. Sì. Vai, Ray. Vado. Serpente assassino. Chi è? Sto cazzo. Gabriele, non smettila. Gabriele, te la ricordi? Di sbuffa, vai. Ok, sbuffa, poi... Okay. Chissà come Palpatine è tornato. No, sei saltato! No, ce l'hai fatto, sì. È saltato. È saltato. Vabbè. Carlo, no. Devi dedicare... Ma tanto è come la realtà. Niente. Chissà come Palpatine è tornato. Però sbuffa prima, vai, sbuffa e poi falla come l'ha fatta lui. Che palle, chissà come Palpatine è tornato. Che palle, vai. Che palle, chissà come Palpatine è tornato. Io adesso me la salvo e la metto sopra il Blu-ray proprio. Grazie mille ragazzi. Per aver fatto vivere a CF le vere guerre stellari anche stasera. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.